Sono quello che gli inglesi definirebbero un underdog. No, quello, diciamo così, che deve... lo sfavorito, no? Che per riuscire deve stravolgere tutti i pronostici. Non c'è un ecologista più convinto di un conservatore. Ma quello che ci distingue da certo ambientalismo ideologico è che noi vogliamo difendere la natura con l'uomo dentro. Perché la ricchezza la creano le aziende. Il motto di questo governo sarà non disturbare chi vuole fare. Le imprese chiedono soprattutto meno burocrazia. Dovrà nascere un nuovo patto fiscale, una tregua fiscale a cittadini e imprese. Al collega Suomoro, Suomoro, scusami, che tutti ci sentiamo scolari della storia, sai? Non ho dato del tuo a nessuno. Ah, vorrei dire, chiedo scusa, all'onorevole collega. Va bene, va bene, va bene. Ah, era il SAI, scusi. Ha ragione, SAI, SAI. Ha ragione, ha ragione. Avete ragione, errore mio, calmi. Mi guardi, onorevole Serracchiani. Le sembra che io stia un passo dietro agli uomini. Quindi voglio dire a questi ragazzi che inevitabilmente scenderanno in piazza anche contro di noi. Ricordo una frase di Steve Jobs che diceva: siate affamati, siate folli. Vorrei aggiungere anche: siate liberi. Buonasera Presidente Meloni. Buonasera a tutti voi, buonasera. A tutta la stampa. Buonasera. Ci tenevo a fare una piccola precisazione. Ah, prego, dopo... Ho saputo che col discorso alla Camera... Sì. Sono piaciuta. Sì, molto. Ai sì. progressisti, agli intellettuali. Ma sì, guardi. Alla sinistra di Cavalbio. Questo non lo so, però... Tutti a dire che è brava, quanto è umana. Eh sì, è vero, è vero. Non me l'aspettavo. Vabbè, in effetti, guardi, è piaciuta molto. Sì, è piaciuta sta roba dell'underdog... E quello è un colpaccio, Si sono commossi. Sì. Beh, sa la sua vita. Bello che vi siete messi a piagne. Non fermatevi. Come? Mo vi spiego, perché dovete continuare a piagne. No, come? Fammo veloce che si è fatta una certa. Vabbè, ma non... Allora, sì, partiamo dalla natura. Voglio riassumere quello che ho detto al Senato martedì. Va bene? Sì, alla Camera martedì, poi al Senato mercoledì, va bene, sì. Che significava dire la natura con l'uomo dentro? Ecco, cosa significava? Mo te spiego. Sì. Ce l'ha in Kleenex? Vabbè, ma magari... Chiede un fazzoletto. Ma perché? Allora, tu vedi un bosco... Sì. Dici, bello il bosco col laghetto. Sì. Sì, ma io che so uomo... Dove dormo? Ah, magari dormo a casa, il bosco... Non sono mica in Istrice. Vabbè, che c'è? Intenda? No. C'è un Kleenex. Sì, ecco l'uomo che dice che sta dentro la natura e non sa dove dormire. Allora che fa? Costruisce un alberghetto di 500 camere. Ma no, però... Sì, ma dove mangi? Te faccio un po' dei ristorantini. Ma dove parcheggio? Te faccio un'autorimessa sotterranea. Ma così si e devasta. Poi vai al ristorante. Ma così... E che ci vado così, vestita da underdog al ristorante? Ma sì. Non ce lo fai in outlet? No. Un bowling, una pista di go-kart. Dice, ma così sparisce il boschetto con l'aghetto. Sì, ma così andiamo direttamente al punto 2, cioè? Che è non disturba l'impresa che vuole fare. Ah, quello l'ha detto, certo. Hai sentito come ho detto fare? Sì, ma infatti è molto teatrale, sì. E che vuol fare l'impresa? E cosa vuole fare l'impresa? Radere al suolo il bosco. No, ma non lo può fare. Stai a bagnà? Stai a piagne? Stai a piagne? Stai a piagnà? Lo vedi che stai a disturbare? Sì. Però così mi disturbi. Ma non, è che... non puoi di... Non le può fare. Stai a disturbare. Ma o non si può... Ci sono due cose che mi stanno a disturbare in sto paese. Lei e il punto 3. Che cos'è il punto 3? La burocrazia. Ecco. Vuoi piagne? No, anche no. Tu le hai pagate le tasse questi anni? Certo, sì. Bravo coglione. No. A quelli invece... A questi invece, a quelli che questi anni invece non le hanno pagate... Sì... Io faccio a tregua. Infatti non molto è... fatto piagne, è un po' ti sei emozionato, Negretto. No, allora, come si permette? Non sono... scusa, ero in controluce, mi sembravi negro. Ma non importa. Ma lei non è negro, no? No, ma non è quello. No, allora salta al tu. Ma come? Serracchiani, guardami. No, stia buona. Che fa? Ti sembro una che sta dietro agli uomini. Parla Serracchiani. Serracchiani. Sì. No, sia buona. Con questa opposizione, qua ne famo 5. Di cosa? Ma non di anni, di legislatura. Addirittura. E dico ai giovani, protestate, andate in piazza. Sì, infatti. Siate liberi. Ma certo. E ricordatevi che voi siete liberi, ma noi siamo armati. No, Serracchiani? No. Boldrini? Signore e signori, Maurizio Crozza.
Ciao fratelli, Silvano, pensione bene. Eccola lì, donna Giorgia. Da questa sera la prima presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica Italiana. Ok? Prima di lei, nei 67 anni, governi da De Gasperi a Draghi si sono succeduti 30 maschi. 30, guardare lì. Io credo che a Palazzo Chigi non ci sia nemmeno il bagno delle femmine, cioè... No, mi hanno detto che l'asse del gabinetto non è mai stato tirato giù. Con la Meloni, oggi per la prima volta il governo italiano si discosta dai talebani, porca palle. Io mi chiedo, ma perché in Italia la prima donna che sfonda il tetto di cristallo è di destra? E che cacchio! Anzi, ma mica solo in Italia, No, no, nel mondo, Guardate, Golda Meir, ok? Golda Meir in Israele, Evita però in Argentina, la Thatcher in Gran Bretagna, la Merkel in Germania, sono tutte di destra. Cioè, per la verità, Sanna Marin, la premier finlandese, sarebbe socialdemocratica. Però, da ieri, vuol fare un muro al confine con la Russia per respingere i migranti, quindi più che di sinistra sembra la nipote di Trump. Insomma... Se oggi guardi il pianeta e vuoi trovare una presidentessa di sinistra, ve lo giuro, devi andare in Nepal. Guardatela. Eccola lì. Lei è Bidnia Devi Bandari. Ok? E lei? Nel mondo l'unica donna di sinistra è a 8.000 metri sul livello del mare. Evidentemente in Nepal non c'è il PD. C'è questo è già cose belle, no? Ho la pancia, scusate. Io non so perché funzioni così, però non può essere un caso. Forse è perché gli uomini di sinistra si credono tutti superiori, fanno i fighi, guardano le donne dall'alto in basso. Sì, ogni tanto concedono qualche incarico, un ministero minore, ma più che altro per vantarsi con gli amici del calcetto, capite? In politica, se vai a scavare, gli uomini di sinistra sono più maschilisti di quelli di destra. È terribile da dire, ma bisogna piegarsi all'evidenza. Anche perché a destra, obiettivamente, è gente più semplice, c'è più pragmatismo. Se una porta voti, non stai a guardare i cromosomi, no? La butti nel mucchio, vai! E lei le vai dietro, no? Guardala lì, guardatela. Lei ce l'ha fatta, nonostante quei due bambini difficili che si porta appresso. Dunque ragazzi, lei lì stamattina era appena uscita dalla consultazione con Mattarella. Guardate come sono contenti loro, guardate come è incazzata lei. Sembra di vedere Giovanna d'Arco insieme a Gianni e Pinotto. Scusa, ce lo vediamo un attimo il video, regia, me lo fai vedere, guardiamo, guarda. Ok, lei esce, fa un sorriso, ecco, guarda due. Guarda due, guarda quello lì. Perché? Guarda come è incazzata, guarda. Quell'altro che si mette lì. Dunque, buongiorno a tutti. Sì. È tesissima lei, Lei tesa e loro sembrano usciti da una spa. Invece, guardate dietro, sembra un funerale, guardate Lollobrigida, sembra quello che porta la bara, lo vedete? Sì, vabbè, ora io mi sto dilungando sulla Premier, ma questa sera di nuovo non c'è mica solo lei, Ragazzi, scusa, fammi vedere dietro. Ecco, Meloni presenta la lista dei ministri, Salvini e Tajani vice Premier, Crosetto alla difesa, la Santanchè al turismo. Santanchè al turismo, pensa come è contento Briatore, sai una cosa? Adesso con la Santanchè al turismo cemento tutta la Puglia. Vuoi che ci cemento anche tutta la Sardegna? E Giorgetti all'economia. Che bello, con questi ci devo tirare avanti 5 anni, ragazzi, guarda che sono cose belle.
Ci sono gli organismi competenti, che sono il servizio di sanità marittima e quant'altro. Loro dicono, ci hanno detto che ci sono persone ammalate, che hanno febbre, ci sono dei minori. Quindi, ovviamente, chi di competenza accerterà tutti coloro i quali versano in queste condizioni di necessità di assistenza, sui quali ci facciamo carico a prescindere dalle regole internazionali che noi riteniamo che siano chiare in questo caso. Dopodiché vediamo che cosa succede, dopodiché la nave dovrebbe lasciare con tutto il resto del carico che le dovesse residuare, dovrebbe lasciare le acque nazionali. Non prendiamo lezioni da nessuno dal punto di vista del rispetto dei diritti umani. Se vi fermate alle esegesi delle espressioni burocratiche, fate pure, ma non accettiamo lezioni da nessuno. Grazie. Non frapponetevi all'incedere celere del ministro nell'esercizio delle sue alte funzioni, atte ad alternare nella deambulazione gli arti inferiori. Cioè? Sto camminando, posso camminare, sto camminando, ma noi non prendiamo nessuno. Allora, se voi vi fermate alle esegesi delle espressioni burocratiche, fate pure, ma noi non accettiamo lezioni da nessuno. Sì. Che stiamo camminando, atte a svolgere funzioni ministeriali. Va bene. Senta, però il suo inizio di attività di governo è stato un po' turbolento, no? Per esempio, sul decreto sui rave ci sono Voi vi fermate alla formulazione meramente sintattica della norma atta a reprimere assembramenti di scapestrati numero superiore a 50 unità, è stata scritta con le natiche. Lo riconosco, con le natiche. Ma noi non prendiamo lezioni di scrittura con le natiche da nessuno. Sì, però anche sui migranti avete caro giornalista. Sì, comunque anche sui migranti avete dovuto fare marcia indietro. Avete fatto sbarcare tutti. Allora, intanto noi non prendiamo lezioni di marcia indietro da nessuno. Ma chi se ne frega? Se si sta riferendo alla trasmigrazione del carico residuale, ecco, che tra l'altro dal ponte di coperta prospiciente banchina portuale, sono sciesi. L'avete fatti, ma non prendiamo lezioni di discesa da nessuno. Sì, però lei chiama degli esseri umani carico residuale. Ma lei come li chiama un container che è rimasto sulla nave? Ma quello sì, ma quello è un carico residuale. Visto? Ma è un container. Ma non fermatevi alle secesi. No, ma le persone non sono container. Ma si ha visto come erano vestite, ammassate, piene di coperte, sembravano un container. Ma non è vero, ma no. Poi quando la Francia ci ha fatto notare che non erano container, li abbiamo fatti scendere, però. Capito, sicuramente, infatti, non è stata una bella figura con la Francia. Infatti, allora, adesso, se lei ci sono dei figurativamente associa il mio operato a un'immagine di funzionario statale che si libera al di fuori della turca, che non colpisce il centro della turca, cosa? Ebbene sì, cosa? L'ho fatta fuori dal vaso. Ma non accettiamo lezioni da nessuno. Sulla mira, Andrea Zalone, grazie a Nazareno Patruno, Antonio Gargiulo, Maria Vittoria Scarlattei, Luca Mammoli e Chiara Tomei. Credo che reperti come questi, e ho fatto i miei complimenti agli archeologi che ci stanno lavorando, rappresentino meglio di ogni altra parola, di ogni altro concetto, l'unicum della cultura di un paese, di una nazione come l'Italia. La produzione cinematografica in questi anni è stata orientata ad un racconto, ad una narrazione che va tutta quanta nella medesima posizione, direzione da un punto di vista culturale. È stata molto, sempre molto mainstream. Il fatto che si sia fatto la fiction sul sindaco dei migranti, no? E poi non si sia fatta ancora una fiction su Oriana Fallaci, che è stato un personaggio straordinario della letteratura e del giornalismo italiano, la dice lunga. Non voglio sostituire ad un'egemonia gramsciana di sinistra un'egemonia di destra. Voglio aggiungere, voglio che il pensiero sia un pensiero plurale, in cui tutti quanti possano, diciamo, liberamente scegliere secondo le proprie sensibilità. Fino ad oggi c'è stata una certa cappa uniforme, dittatura del politicamente corretto, per cui si facevano opere culturali soltanto in una direzione. Leonardo Rai ha prodotto una fiction su Mimmo Lucano e non ha prodotto una fiction su Oriana Fallaci oppure su Luigi Pirandello. Questo mi sembra francamente paradossale.
Buonasera Ministro. Buonasera a lei. Buonasera. Io ho avuto questa enorme fortuna, sì, che appena mi sono insediato, sì, hanno trovato queste statue etrusche. Bellissime, bellissime. Evidentemente di destra. No, perché? Perché hanno dormito per 23 anni. No, e si sono ridestate non appena hanno saputo della Meloni. Ma no. Speriamo, no. Che anche al sud, sì, tipo, non so, a Riace, trovino qualcosa di simile, magari più alte. Ma ci sono già i bronzi di Riace, li hanno già trovati? Sì, no, ma guardi, anzi. Sì. Allora, spingo a dire che mi piacerebbe si trovasse, sì, nei pressi della mia Napoli, sì, un'intera città perfettamente conservata dopo, sì, un'eruzione vulcanica, ma c'è. La gente ancora così. Come? Sì, ma infatti. Ecco, quello sarebbe bingo. Sì, ma l'hanno trovata. Hanno trovato il bingo? No, hanno trovato la città, Pompei, dai. Pompei. E allora, bene, ma allora perché la RAI non ha fatto una miniserie su Pompei? Sì, ma no, ma non tutto, gli ultimi giorni. L'hanno fatta, guarda, si chiamava proprio Gli ultimi giorni di Pompei. Cioè, è possibile che non lo sappia? L'hanno fatta? Sì, l'hanno fatta, la RAI l'ha fatta. Si vede che Pompei era di sinistra. Ma no, non era di sinistra. Basta... con l'egemonia culturale gramsciana. Ho capito. Gramsciana. Dobbiamo, sì, aggiungere, sì, una logica plurale. Sì, vuole aggiungere. Perché, sì, dunque, non pensavano un commissario siciliano. Non lo dica, per, no, esempio, non so, che vive, sì, in una terrazza, certo, e ama cucinare. Ma magari, certo, tratto da libri, sì, di un grosso fumatore. Certo, Camilleri. Non so, il personaggio lo penso... che si chiama Monte Romina. Allora c'è già, si chiama Montalbano. Hanno preferito il marito. No, perché però la RAI non valorizza la musica italiana, no, per esempio con una gara canora di canzoni inedite, certo, in una località balneare del nord, Ligure, sì, Ligure, che so, Festival d'Imperia. Sì, va bene, Festival di Sanremo, c'è già. C'è già? Eh sì, ma non può non saperlo. Ma ora con me al ministero lo daranno su Rai 1. No, però. Ma lo danno già su Rai 1, fanno 5 serate. Ma perché Rai, sì, 3, che in mano alla sinistra, non fa una fiction ambientata a Napoli, ecco, in onda tutti i giorni, con un titolo, sì, con dentro il sole? C'è, guardi, anche quello, un posto al sole. C'è. Ad esempio, pensare a un programma che si chiama La Ghigliottina. L'eredità, con la ghigliottina, c'è. L'eredità? Sì, c'è. L'ha detto lei? Sì, no, è la ghigliottina, è il Ma gioco un qualcuno finale. Qualcuno che non so, che un programma dove qualcuno, per esempio, ti dice se domani piove. Il meteo, c'è. Ma un programma che spiega la scienza, sì, che si tramandano di padre in figlio, tipo, sì, il bosone. Sì, c'è gli Angela, sì, si chiama Quark. Sono bravi quelli di sinistra. Sono bravi, hanno già fatto tutto, diciamo. Allora, sì, non, sì, so, mi viene da dire perché un film prodotto dal cinema potrebbe essere a questo punto su, sì, un ministro della cultura di destra che viene dalla RAI e che non sa niente della RAI. Ecco, guardi, quello non c'è. Esatto, sì, ma vedrà che lo fanno. Mi sa di sì. Grottesco, sì, tipo Pompei. Certo. Con la gente che quando mi sente parlare fa così. Come fa? Va bene. Facciamo un applauso ai grafici di Moving Dots, Federico Barbieri del montaggio e a Lorenzo Romeo. Risultati in Italia. Io registro che per larga parte della pandemia l'Italia è stata prima per mortalità, terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo raggiunti in Italia. Ma senza i vaccini sarebbe stato magari peggio. Questo lo dice lei, non abbiamo l'onere della prova inversa, ma io non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini. Buonasera, sottosegretario Gemmato. Buonasera a lei. Buonasera. Buonasera a lei. Sì. A lei. Buonasera, a me. Vabbè, a buonasera. Lei. A me. Perfetto. Senta, lei sui vaccini ha detto una frase infelice. No? Questo lo dice lei? No, anche lei lo ha. Noi non abbiamo l'onere della prova inversa. In che senso, scusi? Che avrei potuto dire una frase ben più infelice. Tipo? Ma spesso mi chiedo, se Kennedy non fosse stato assassinato da un cecchino,
E cosa? Cosa? Magari, girato l'angolo, faceva un frontale con un tir. Ma che ragionamento è così? Nega l'omicidio di Kennedy? Io non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro il cecchino. Ma non è Dico solo che non abbiamo l'onere della prova inversa del tir come col Titanic. Cosa c'entra il Titanic adesso, scusi? Magari senza l'iceberg. Ma cosa? Magari cosa? Magari poteva andare peggio. Ma no. Ma questo lo dice lei. Lei dice che... No, io dico che metti che il cuoco... Non bolliva il Wüster. Del Titanic. Poco prima dell'iceberg. Botta di listeria. Ciaone a tutti. No, ma scusi, così sta negando che sia stato l'iceberg ad affondare il Titanic. Questo lo dice lei. No, lo dice lei. No, io non cado nella trappola di schierarmi contro pro l'iceberg. Dico no? Solo che non avendo recuperato la nave, non abbiamo recuperato neanche il Wüster. Ma quali Wüster? E quindi non abbiamo la prova inversa del Wüster. Ma scusi, ma continua a dire delle frasi infelici. Questo lo dice lei. No, lo dice lei. Anche questa cosa dei pelle rossa sterminate da cowboy. No, cosa sta dicendo? Quello è un fatto storico. Allora, questo lo dice lei. Io non cado nella trappola di essere pro o contro John Wayne. Ma non è qua. Ma magari senza cowboy poteva andare peggio. Non abbiamo l'onere della prova inversa. In che senso, scusi? Magari morivano tutti schiacciati dai bisonti. Gli indiani, pelle rossa, sì. E se non questo lo dice lei. No. Che non se ne salvava neanche uno, magari. Perché coi cowboy qualcuno si è salvato. Ma sì, invece perché no. Non tutti i cowboy avevano una mira buona. Ma il bisonte, se si incazza, ti prende, boom. Non abbiamo l'onere della prova inversa. Ma cosa della mega mandria impazzita. Anche perché, secondo le mie fonti, i cowboy hanno fatto una grande grigliata, poi hanno finito i bisonti. Per cui non abbiamo neanche testimonianze dei bisonti. E quindi? Lo dice lei questo, quindi lo dice lei. Lei sta dicendo... E quindi niente prova inversa, paro come hai visto. Guarda, io le ricordo solo che lei è sottosegretario, non può dire certe cose per esempio sui vaccini. Questo lo dice lei. No, l'ha detto lei. Ma scusi, questo lo dice... Ora gli faccio sentire una cosa da sottosegretario. La dica. Gliela dico una cosa. Sì. Allora, la laurea non ti impedisce di dire una marea di cazzate. Ma cosa dice? Cosa dice o lo dice lei? No, cosa dice io lei? Io sono farmacista e finalmente abbiamo l'onere di una prova inversa. Ah, certo. Quante ne sparo? È vero. Andrea Zalone. Allora, oltre 5,8 milioni di italiani all'estero, 1,2 milioni hanno tra i 18 e i 34 anni. Sono 16 anni che ho un programma mio e credetemi, questa è una delle notizie più brutte che io abbia mai dato in questi 16 anni. Da questo paese se ne vanno giovani, adulti, pensionati. Negli ultimi anni se n'è andato un italiano su 10. Gli stranieri in Italia sono 5,2 milioni e gli italiani all'estero sono 5,8 milioni. Sono più quelli che se ne sono andati di quelli che sono arrivati. E il governo non vuol far scendere gli stranieri dalle navi? Ma bisognava andare lì ad accoglierli con le collane di fiori come in Polinesia. L'emergenza non è invasione, è l'evasione. La dico meglio, il problema non è chiudere i porti per non far entrare loro, è chiudere tutto per non fare uscire noi. Aeroporti, autostrade, Brennero, sentieri sulle Alpi. Bisogna sbarrare ogni via di fuga prima che qui non resti più nessuno. Come si fa ad evitare lo spopolamento di questo paese? Come si fa? Ci sono tre ipotesi. La prima è andare a stanare tutti gli italiani all'estero e riportarli a casa con la forza, come Buscetta. La seconda è trombare tutti come matti tra italiani per ristabilire un equilibrio demografico autoctono. Io sono anni che sostengo questa battaglia, ma non ho mai convinto nessuno. Allora voi ho convinto. Ma questo è bello! Cominciate che vi raggiungo. E poi c'è la terza, palesemente assurda,
che è accogliere quelli che arrivano qui, aiutarli a lavorare, a farsi una famiglia, mandare a scuola i loro ragazzi, farli diventare italiani. In effetti la terza sembrerebbe la più logica, se non fosse che poi in questo paese, quando ci provi, rischi 10 anni e 5 mesi. Riace in appello ha chiesto 10 anni e 5 mesi per Mimmo Lucano. A Reggio Calabria in appello, proprio in questi giorni, la procura ha confermato la richiesta di condanna. E invece tu pensa a Marsiglia. Gli hanno appena concesso la cittadinanza onoraria. Marsiglia, la solidarietà non può essere un crimine. Cittadinanza onoraria a Lucano. Lo dicono i francesi, i francesi. Sono sempre i francesi però di mezzo, cazzo. Cioè, dall'inizio di questa puntata che non si fanno i cazzi loro, i francesi. Scusate, inavvertitamente ho citato il migrante più famoso d'Italia. Sappiamo insomma dei suoi viaggi passati in Corea del Nord e poco fa ha detto: se il governo mi dà l'incarico da mediatore parlo io con Putin in qualità di esperto di regimi autoritari. Razzi? Sono a disposizione perché conosco bene quelle zone, conosco bene come bisogna affrontare questi mostri della politica, non mostri, questi mostri della politica, sicuramente lo posso tranquillamente ammorbidire, come si dice, l'ammorbidiamo. E così, solo così si può ottenere la pace, perché con la forza e con sbattere la porta in faccia non si ottiene mai niente. Perciò batti un po' con le cazze tu, non rompere i coglioni più, e andiamo avanti così, anche tu ti manca un anno. Va via. Meno di un anno. Meno di un anno e entra dentro il vitalizio, che cazzo te le fotte, tante queste sono tutte malviventi, questi pensano solo i cazzi loro. E io quando stavo in Svizzera guadagnavo 6.000 franchi, che è 6.000... Da operaio. Da operaio, beh, avevo fatto ero capo operaio. No. Al Senato sono 4.800-5.000 la paga da senatore. Sì, ma si fatica un po' di meno, no, se uno sposta mattoni. Ma no, ti posso dire che io sono più stanco da 9 anni che faccio il parlamentare che quando ero in Svizzera. Io nei cantieri non ho lavoro, io operaio tessile, facevo meglio l'operaio tessile, mi sentivo meno stanco che oggi fare il senatore. Buonasera Antonio Razzi. Allora, lei ha detto che si candida per trattare con Putin addirittura. Io mi ho offerto io ho in Krat di trattare con il lager internazionale. Leader. Anche si perché dice leader. Io so come va il monto, ho stato tanto tempo in Svizzera. Sono stato, vabbè. Che dai, io poi a Svizzera guadagnavo 6.000 euro, mentre invece poi al Senato ne guadagnavo 5.000, ben 1.000 da meno. Mamma mia, roba vabbè, sì. Che se per manciare non mi imbucavo in matrimoni, arrivavo alla fine del mese. Non credo, addirittura. No, vabbè, insomma. Sicuramente il Senato però rispetto a quando faceva l'operaio, possiamo dirlo, faticava di meno, no? Il Senato è... Guarda, io ti dico una cosa, assolutamente no, guarda, tu non sai quanto cazzo io faticavo nel Senato. Ma perché? Cosa c'è da fare? È perché al Senato non ci hai idea, ci ho messo 2 anni solo a imparare la lingua. Ma è italiano, che non mastica ancora benissimo. Guarda, i documenti, c'erano gli accapi, i punti e virgole, poi nei discorsi dovevo usare il, lo, la, qui, qua, qua. E ti dico, ho fatto le 12 fatiche di Arcore, io amico che... Caro, vabbè. Per capire, vabbè, amico vabbè. Caro, ma tu non sai. No, ma mi rendo conto, però sicuramente la fatica dell'operaio è diversa. Tu non sai che per capire il precedente alla votazione che diceva astenuti e non astarnuti. Vabbè, questo, cioè ore e ore di allenamento come a Rocky. Rocky, per dire istituzionale, che non so ancora che cazzo voglia dire. Questo è un peccato. Ma
lo dico da Dio. Infatti l'ha detto bene. Però, sì, insomma, lo dico da Dio. Sì, però, lo dice bene, istituzionale. E poi tutta lo la dico. Responsabilità, ma anche sì. Amico caro, la responsabilità di fare il mediatore mondiale a risolvere le crisi di estero, sì, ma anche quelle fuori da estero, cioè l'Italia. Ah, quelle, allora si dice interne. Vabbè. Ma invece quando stavo a Svizzera, operaiavo con la lana. Perché era tese, sì, era modo anche per perché, dire. Anche perché io ero pratico, perché venivo dalla Pruzza. E quindi? E sapevo tossare bene la pecora, perché a me piaceva depelata. No. La tenevo ferma per le orecchie così e gli facevo la barba a pelo. Sì, vabbè. Pensi che ho imparato prima a belare che lo svizzero. Per dire. Però senta, parliamo seriamente. Mamma mia. No, ma la sua è una testimonianza importante perché... No, ma lei guarda, è stata... a Svizzera, in Svizzera io fate cavo anche una sedicinaia di ore al giorno, tanto, ma però sempre meno che in Senato. Sì, ecco quello. Ma infatti io capisco i giovani che se vogliono portare via la fava, quelli col mal di testa. Cosa c'entra mal di testa? Cos'è? Sì, il discorso che avete fatto prima sugli italiani con le emicranie. Ma quale emicrania? Cosa? Chi? Cosa? Gli italiani che vanno fuori. Che emigrano. Esatto, emicraniosi. No, esatto, quella roba. Si dice migranti. Appunto, io, ma io ti dico, pure io ho micrata. Anche lei, infatti. La beata fava l'ho portata via, che avevo 16 anni. 16. E ho scelto di andare a Svizzera, perché è la patria del cioccolato. Sì, certo. Delle mucche. Delle mucche, certo. Del formaggio coi buchi, che io coi buchi mi ho divertito tanto. Non ci interessa. Che non te l'ho detto mai, ma io ci andavo matto come cantava Claudio Zabaglione. Claudio Baglioni. E io credo che migrare però, a me è servito per capire qual era la mia strada nella vita. Certo, cioè certo. Cercare tanto di non fare un cazzo. Vabbè, speriamo invece che per gli altri migrano... Poi, l'insegnamento sia infatti diverso. Infatti poi ho imparato che mi ho fatto eleggere. Infatti poi ha fatto ma non tutti sono fortunati come a me, all'epoca ho trovato un Antonio di dietro. Per questo dico ai giovani che l'Italia è un paese difficile. Sì, in effetti. Sì, per carità, è difficile. La Melona ha alzato il contante. Che non è un valore. Incentiva la cazzitocrazia. Io dico, andatevene via, l'orgasmus all'estero. No, non fatelo solo di un anno, fatelo al trans. A oltranza sarebbe da. Vabbè, quello che è. Basta che ve ne andiate, perché in questo paese non c'è il marito di Chiara Alzia. Cosa ha detto? Quella cosa che danno pure è la medaglia al marito. Al merito, non c'è la meritocrazia, voleva dire. Io ti dico questo. Però scusi, è sbagliato andare via. Anzi, la politica dovrebbe porre le condizioni nel paese perché i giovani possano restare, no? Sì, non è facile, è difficile. Però il dovere proprio della politica è creare le condizioni. Ma anche perché se hai voglia di mettere i condizionatori. No, ma non si tratta di condizionatori. Non è che tutti i condizionatori ce ne puoi mettere a un ragazzo giovane dietro sulla schiena che si dice ti metto il condizionatore, è difficile. Ma non c'entrano i condizionatori. Ti dico che non ci riesci. Noi dovremmo... Cosa c'è? Eccoci qua. Amico caro. Sì. Amico caro, te lo dico da pecora depilata. No. Vattene, cazzi. La pecora le viene bene. Sì, senta. Allontanati. Mi spieghi che cazzo te ne frega te dei giovani? Ma dobbiamo investire. I giovani non c'hanno speranza. Ma noi dobbiamo aiutarli. I giovani sono come lo spago che tiene il salame. Ma cosa dici? Ma no, ma perché? Quando lo mangi dello spago che cazzo te ne frega? Ma cosa si butta? Al massimo qui possono sperare di stare sul divano, aspettare i soldi del bruciore di stomaco. Che cos'è il bruciore di stomaco? Quello che prendono con l'acidità di panza. Il reddito di cittadinanza, ragazzi. Ma mo, non si amico può. Lo levano pure, non fate sentire. Ma lo levano pure. Ma no, magari no. Qui per fare la Porsche carriera lo levano. Sì, carriera, solo carriera. Devi avere dei pomelli per fare la Porsche carriera. I pomelli, cosa dici? I pomelli? Quelle che ti aprono le porte. Le maniglie si dice. Devi avere delle maniglie. Ti piacciono le cose lunghe. Ma no, è un modo di dire. Sei smaltico. Ma non ci sarebbe niente di male, ma fotti bene dei giovani, apriti un partito tutto tuo di quelli che portano la 42 di camicia.
Lo chiami Fratelli d'Italia. Ah, mamma mia. Mandi mamma fuori me, sì, dai sì. Coglioni giovani, no, amico caro. No, e guardi, tutta la crana. Te la prendi tu. Te la prendo adesso. Vattene all'estero che devo cantare il mio ultimo singolo tratto dall'album The Dark Side of Ignoranzaia. Prego. E scappa, 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 e scatta nella sbaglia, mi resta la gentaglia che la crana va a contar. Tirami la gamba, sì, sì. Devo dirvi che nella mia attività politica uno degli elementi di grande angoscia che io provo è domandarmi ogni mattina che cosa succederebbe in questa regione se... Per l'amor di Dio, senza esagerare, nessuno di noi è indispensabile. Ma cosa succederebbe se domani il vostro presidente della regione se ne andasse al creatore? In Italia il problema della sicurezza è un problema estremamente serio. È venuto all'attenzione delle cronache il Parco Sempione a Milano. Extracomunitari che presidiavano gli ingressi con i macete, con le sciabole. Cose inimmaginabili. La regione Campania non è disponibile ad accettare trivellazioni nel Golfo di Napoli e di Salerno. Sarebbe inimmaginabile avere le trivelle davanti alla costiera amalfitana, davanti a quella sorrentina, davanti alle isole di Capri, di Ischia e ai campi flegrei. Non possiamo avere le trivelle davanti alle aree che dal punto di vista ambientale sono le più belle del mondo. Del mondo. Abbiamo avuto un altro decreto che ha suscitato discussione a parte del governo, quello relativo ai rave party. 6 anni di carcere previsto è una presa in giro, ovviamente, una cosa solo propagandistica. I 6 anni di carcere non li farà nessuno. Sarebbe preferibile dire che si sequestrano immediatamente tutti i mezzi che si trovano in un'area non autorizzata per eventi pubblici e si rottamano immediatamente automobili, roulotte, tutto quello che si trova, rottamazione immediata, questo sarebbe molto più efficace. Buonasera, Presidente De Luca. Buonasera. Senta, un alto forno. Un alto forno. Cosa? Un alto forno. Cosa? Non ma quali 6 anni di galera? Ilva di Taranto. Cosa? Non capisco. Cosa? Le auto di chi fa i rave vanno portate all'Ilva di Taranto, buttate nell'altoforno, fuse e riciclate come acciaio per costruire delle ruspe grandi. Mi sembra un po' esagerato. Quello esce, non trova la macchina e dice, e io come ci torno a casa? Ma quale casa? Te l'ho già rasa al suolo con le ruspe di cui sopra. Vabbè, abbiamo capito, lei vorrebbe delle cose un po' più... Perché io? Sì. A chi va nei rave prenderei al suolo anche la casa. Va bene, va a quel punto sono loro che senza macchina e senza casa ti chiedono e mandami in galera per 6 anni. Va bene, è un po' esagerato. Quale esagerazione? La sicurezza è un tema che va affrontato col pugno duro. Sì, questo sì. Come però, ho fatto io in campagna, tant'è che oggi se giri di notte a Scampia può capitare che uno ti si avvicini e cacci fuori dalla tasca posteriore un uncinetto a serramanico per là ti fa una... centrotavola di Pizzo Sangallo. No, non credo che sia da quelle così. Parti se uno ti dice mani in alto è per cucirti lo strappo sotto la scena. Ma guardi, magari, insomma, la realtà, guardi, no. Sì, io bevo. Lei beva, ne ha facoltà, però mio dovere dirle che insomma, la realtà non è proprio così. Ecco, insomma, dalle cronache. La realtà che raccontano i media è falsa. Ma no. Certo, è pure vero che se al sud c'è pace, armonia, se in campagna i cerbiatti mangiano dalle mani. Ma dove? Ma quali? Ma dove i cerbiatti? E gli uccellini aiutano a vestirti come in Cenerentola. È pieno. Non ci posso credere. Ma come le vengono? È solo. Sì.
Perché c'è il sottoscritto. Certo, certo, gli uccellini che aiutano, va bene, sì, sì. Io sì, naturalmente non me lo auguro, ma qualora, dico, qualora io dovessi sì, mai andare al creatore. Vabbè, non glielo auguriamo. Al Padre Eterno, sì, sì, insomma, vabbè, dal collega, no? Dal collega. Come non chiamarlo collega, certo, certo. Comunque, dicevo, sì, se questo mai dovesse accadere, le auguriamo di no, in campagna sì, verrebbe cancellata di botto la civiltà. Addirittura, adesso non esageriamo, no. Se io putacaso, sì, venissi a mancare, Si perderebbe la memoria delle cose fondamentali. Ma non esageri, non credo. Gennari, ma sulla pizza margherita ci va la mozzarella o la maionese? Ma vabbè, adesso sicuramente qualcosa. Se io malauguratamente dipartissi, sì, sì, sarebbe il caos. Ma no. Perché in tutte le città, tutte le vie, le piazze verrebbero intitolate al sottoscritto. Non tutte, dai. Ci vediamo a Vicolo De Luca, angolo Corso De Luca, sì, di fronte alla Chiesa Santissimo De Luca. C'è la Chiesa Santissimo De Luca. Milioni di anime vaganti. Certo. Ma io qua ripeto. Ne ha sempre facoltà. Come al solito esagera, sta esasperando un concetto. Milioni di anime sì, vaganti, perse, come nel purgatorio. Va bene, senza se io, mamma mia, disgraziatamente dovessi defungere sì, immediatamente innanzi a Dischia, sarebbero tutte trivelle a perdita d'occhio. No, ma non è vero, no, ma questo senza no, di ma me non che faccio scudo col mio petto contro l'invasore. Ma non credo. Ci sarebbe un faraglione, una trivella, ma no, un faraglione, ma no, una trivella, una trivella, una trivella, una trivella, e i faraglioni sono finiti, rimangono le trivelle. Le trivelle, vabbè, niente meno, ma non credo, guardi, non credo che Ischia è il posto più bello al mondo. Sì, è molto bello, molto bello. Io stesso, bello, il collega sì, di cui sono. Sì, sì, certo, certo. Quando l'ha finita, ha alzato le mani e ha detto, oh, io più di così. Vabbè, è molto bella Ischia, in effetti devo dire che chiunque l'ha fatta ha fatto un capolavoro. È vero, bellissima, ma poi bellissima. Perché, però, mi chiedo io, perché deturpare Ischia? Ma è un dibattito aperto. Quando per le trivelle c'è il Nord, ma che no, è già deturpato naturalmente. Adesso, no, allora, senta, non cominciamo col Nord. Tra Bergamo e Brescia. Lasci stare. È una distesa di trivelle addolcirebbe il paesaggio. No, no, non si permetta, guardi. La lavorazione degli idrocarburi migliorerebbe anche l'aria. Gli stessi abitanti del Nord potrebbero vantarsi di avere qualcos'altro oltre i capannoni in Eternit. Allora, non ci sono solo capannoni di Eternit. Tra l'altro, le trivelle al Nord sarebbero pure il meno, visto come stanno messi al Parco Sempione a Milano. Ma cosa? Ma no, ma adesso non c'è. Sono tutti che al Parco Sempione pullula di extracomunitari Vietcong, ma no, con ma macete. No. Ma che? Gli assassini di Kennedy nascosti tra le siepi. Assassini di Kennedy. Per non parlare di Genova infestata da bande di Apache con frecce infuocate. Quello purtroppo. A Torino poi quando scendi col cane non lo porti a fare i bisogni ma a fiutare le mine interrate dai narcos Sud America. Ma cosa sta dicendo? Ma no, ma non invece ci sono. In campagna tutto questo non esiste perché esisto io. Certo. Senza di me questa regione sarebbe una terra desolata e senza vita, una terra senza anima e senza poesia, una landa arida e dall'aria irrespirabile, in una parola, senza di me qui sarebbe tutta Lombardia. Il vecchio padre è tornato a parlare in Senato. Bentornato Presidente, standing ovation per Berlusconi che rivendica la paternità del centrodestra. Rivendica la paternità, lui è il genitore uno. È tornato dopo 9 anni, come Ulisse. Cioè, veramente, Ulisse era stato via 10 anni, ma non aveva gli avvocati di Berlusconi. Comunque, è stato un grandissimo ritorno, anche se sul suo discorso c'era un po' di apprensione, perché temevano che lui rimembrasse altre putinate, no? Sai, le sue solite putinate contro Zelensky, no? A suon di vodka e lambrusco, tanto che i figli hanno pensato di far intervenire zio Gianni. Fammi vedere, Gianni Letta, il gran ritorno del tessitore in missione per conto dei figli Berlusconi, Marina, Pier Silvio e Confranieri, hanno puntato tutto su di lui. A questo punto serve zio Gianni. Ora, pare che i figli abbiano chiesto a Gianni Letta di correggergli l'intervento, vietando al papà di dire mezza parola di suo.
E Silvio ha obbedito. D'altra parte, non è un caso che in Parlamento Gianni Letta sia l'unico Letta che abbia mai contato qualcosa. E anche la Ronzulli. La Ronzulli è stata appiccicata tutto il tempo per paura che andasse a ruota libera. Fammi vedere. Il ritorno di Berlusconi dopo 9 anni, Ronzulli lo scorta. Silvio, andrà tutto bene. Stai tranquillo, basta che tu legga, non dire cose di tuo, stai zitto, leggi quello che c'è scritto, le cose che ti ha scritto lo zio, tu di quelle, tu... Perché posso dire? No, 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 no. Perché vuoi dire? No, no. Ma ci vuoi contare la barzelletta? No, no, barzellette, no, no, no. Dunque, con questi bodyguard era impossibile smaronare. Solo una cosa in Senato Berlusconi ha potuto improvvisare lì per lì, quando ha detto che gli era appena nato il 17° nipotino. Berlusconi annuncia al Senato la nascita del 17° nipote. Sono felice. Ora, tu pensa quanto è lontano il tempo in cui parlava delle nipoti d'Egitto. Vabbè. Oggi io non farò sfoggio della mia eloquenza, perché ho tante, tante cose da dire e quindi mi sono scritto diligentemente tutto quanto. E devo dirvi che sono felice anche perché 3 ore fa ho avuto il mio 17° nipotino. Evviva! Putin è stato spinto dalla popolazione russa, dal suo partito, dai suoi ministri, a inventarsi questa operazione speciale per cui le truppe russe dovevano entrare in 1 settimana a raggiungere Kiev, sostituire con un governo di persone per bene il governo di Zelensky. Direi, secondo me, non posso dire. Per tutto questo noi dobbiamo lavorare per la pace. E lo faremo in pieno accordo con i nostri alleati occidentali e nel rispetto della volontà del popolo ucraino. Su questo la nostra posizione è ferma e convinta. Buonasera, Presidente. Presidente. Buonasera. Buonasera, Presidente. Buonasera. Buonasera. Cos'è sta cosa? Cosa fa? Cosa fa? Cosa sta facendo? Niente, perché? No, ma... deve proprio leggere tutto. Anche... Sì, vediamo. Deve leggere tutto? Sì. Sì, ah, ok. Sarà lunghissima. No, però non possiamo fare tutta l'intervista così, eh. Cosa c'è? Non lo dica a me. Cosa? È una settimana che non posso più dire niente. Ah, non può più, non... La prego, mi regga il gioco, sì, perché sì. Se ci scoprono siamo spacciati. Va bene, va bene. Però ogni tanto può anche... Putin! Dittatore cattivo. Vabbè, questo è ovvio, c'è scritto. Zelensky invece galantuomo e persona per bene. 3. No, cos'è 3, scusi? È il numero della pagina, mi hanno detto di leggere tutto, non posso rischiare. Tutto, deve leggere tutto. Sì. Però scusi, aspetti, Presidente, butti via quei fogli, ma parli liberamente. Dai, lo faccio, sì. Se devo... Parlare liberamente posso dire solo dei nipoti. Vabbè, dica dei... Ha avuto... Quindi, sì, non posso dire altro. No, vabbè, perché sennò le potrei raccontare la barzelletta. No. Che io voglio la giustizia breve. Ecco, infatti l'ha detto al Senato. Sì, esatto. La prima settimana dobbiamo fare tutto, solo qui. Quando è gli avvocati, allora dice, allora venga qua. Ma no, infatti... Sto male, sto morendo, vado a San Raffaele. No. Settimana prossima, no, sto male, vado a San Raffaele. Allora poi vado tutto in prescrizione, perché sì. Io non sto tanto bene. Forse ma l'ho letta lei... questa cosa qua o l'ha detta lei? No, lei... No, lei in Senato... La devo leggere. No. Quindi adesso sono felice di comunicare a tutto il Senato che sono diventato nonno di 12 sottosegretari. No.
no, no, no. Come no? No, no, no. Quanti no, me ne ha lasciati quella supponente là, no, arrogante, presuntuosa, no, no, nostalgica, no, culona? No, oh, no, 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 ma no. Ma come si permette? No, no, ma è colpa sua che mi fa parlare senza fogli! No, va bene, allora guardi, li riprenda i fogli, perché io non volevo che insultasse nessuno. Meloni Giorgia, ecco, sì. Roma, 1976. Sì, però adesso non è che può... Vivente, sì, persona garbata, sì, amovino, oh, elegante, sì, alla peggio in caso di grave penuria, sì, persino trombabile. No, 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 ma cos'è? Ma cosa dice? No, ma perché questo... Cosa dice? No, perché questo l'ho aggiunto io a penna. Ah! Ah, perché... Okay. Zio Gianni non, sì, l'ha visto, oh, l'ho aggiunto io, quella a penna. Però, scusi, allora è vero che lei non è più libero di dire niente? Non lo so. Ah, se non ci sono. Giulli come la pensa? Ma cosa? Ma non c'è, guardi, che non c'è nessuno qui, per una volta risponda sinceramente. Senza Ron Giulli? Ma sì, stia tranquillo. Cosa mi sta facendo? Un test? Ma no, ma quale test? Dico, parli liberamente. Non è lei il capo? Questo è già il test? Oh, ma cosa fa Blade Runner adesso? Lo fa? No. Oh, mamma mia. Ho visto cose, oh, che voi, nipoti, non potreste immaginarvi. Cosa, cosa? Cene da combattimento in fiamme a largo di Arcore. Oh, mamma mia. Insieme a un troione. No, no. E ho, no, visto, no, lampeggianti blu. Ah. Balenare nel buio. Vicino alle porte di Mediaset. Sì, va bene. E tutti questi momenti andranno perduti nel vento. Sì, sì. Come i miei voti verso Giorgio. Ecco, quel fortuna. È tempo di morire. Ma cosa dice? Ma no, ma non faccia il tragico. Ma no, questa non è mia. Come no? No, no, questa me l'ha scritta la Ronzulli. Ah, proprio. Salone! Un applauso ai tecnici. Un applauso a tutte le ragazze della produzione, alla Patrizia Saltori, alla Giuliana, ad Andrea, alla Carlotta. Aspettiamo, buongiorno a tutti innanzitutto. Aspettiamo un attimo, perché ci sono ancora dei giornalisti che devono arrivare. Buongiorno. Oggi abbiamo un po' di comunicazioni da fare, quindi andrei abbastanza veloce. Forse se accendiamo sta luce aiuta un po' tutti. Grazie. E sono tutti giornalisti? Poi questa è una conferenza stampa, quindi sono loro gli ospiti. Bene, allora io darei inizio. Allora, tra le tante comunicazioni abbiamo degli ospiti d'eccezione oggi, che vorrei salutare perché facciamo una comunicazione rispetto a quello che saranno i nuovi mondiali di canoa che si terranno ad Auronzo nel 2023. Me l'ho scritto da qualche parte, se non ho perso il foglio. Vabbè, non importa, mi ricordo. Abbiamo i sintomi classici, lo dico perché, non solo perché l'ho avuto, ma perché magari tanti ce l'hanno, non si rendono conto, e quindi è bene comunque farsi un tampone. È il bruciore alla gola, che questo è uno dei, che comunemente è definito mal di gola, ma è un'altra roba, comunque è un mal di gola, può essere più o meno intenso, lo scolo nasale della tosse secca e ovviamente la febbre. Il vaccino non è obbligatorio, quindi evitiamo di continuare a avere tutti questi dibattiti, ognuno se lo fa, se vuol farselo, se lo vuol fare, se lo fa e nessuno deve rompergli le palle, se non se lo vuol fare, non se lo fa e nessuno deve rompergli le palle. Chiederemo, ci annotiamo il quesito, perché è giusto, cioè, giustamente se vuole farsi la quinta dose, cioè, se anzi per favore sentitela, fate una telefonata, chi è che la chiama? La dottoressa Russo, glielo chiedete e rispondiamo in diretta, che è meglio di tutto. Altro? Passiamo al remo? Bene, remo. Remo si dice, no, Pagaia, perché Madonna, ho detto Remo. Un momento di chiarificazione che è sempre meglio che pugnalarsi alle spalle oppure una sua valutazione. Ecco. No, mi metto nei panni degli ospiti, voi capite perché mi pagano? Bisogna sopportarlo. Lui è famoso Filippo Tosato, famoso, Se i bambini ancora oggi mi chiedono, ma Filippo, dove sei? Filippo,
Non c'è domanda da fare a stavora. Voi dovete riempire una pagina domani, fatelo con qualcun altro. Dai, cioè, penso che oggi abbiamo il Mondiale di Canoa, il Giro d'Italia, il tema dell'Ozone si chiama il progetto, e avrei anche una grossa roba sul fotovoltaico, ma non ve la dico oggi, per cui basta. Pagaia. Buonasera a tutti. Buonasera Zaia. Aspettiamo che arrivino tutti i giornalisti. Ah, va bene. Le più grandi testate, testate dell'intera nazione veneta. Sto parlando, nazione, sto parlando del Bruseguin, de Vigo, de Cadore, Times. Del Tonon de Laguna Moderna, Laguna del Moderna. Zonin de Peocio Oggi. Peocio Oggi non ho mai letto. Insomma, ma vabbè. Tutte firme illustri, sì, va, sarà, che non sono ancora arrivate. Vabbè. Cosa? Dime. No, mamma l'unico mia. Che è arrivato è Tosatto? Tosatto. Dove sei? Chi è Tosatto? Ciao Tosatto, eccolo lì, Tosatto. Ah, il giornalista sarà. Tosatto, ti sì, contento che ti ho nominato Tosatto? Ha sì. Nominato, vabbè. Cosa? Dovevo chiamare, come te dovevo chiamare Bob Woodward de Padova? Addirittura. Tosatto, per piacere, dai. Una domanda adesso? Sì. Ti muovo a fare? No. Una domanda, cosa mi volevi chiedere? Vabbè, sentiamo. Cosa volevo, te mi volevi domandare? Sentiamo. Volevo sapere se è vero che nella Lega a Giorgetti e Salvini non si parlano. Ah, politica, certo, è una domanda giusta. Tosatto, Fippo, perché lui si chiama Fippo Tosatto. Ma chi se ne frega, risponda alla domanda. Bodin, Tosatto, sei stato il primo ad arrivare? È il primo ad arrivare, il primo a rompere i bigoli. Ma scusami, Tosatto, te lo devo dire. Allora, mentre Toldego, mentre aspettiamo... Scusa, Toldego, ti non puoi accendere questa luce qua, per ma favore, no? Perché mi vedo l'incarnato smorto. Oh, ecco, si è meglio. Sì, eh? Sì, va bene. Sto meglio così, no? Cosa sta facendo? Ha che... avuto il Covid? Sì, ha avuto il Covid, è vero. Poi mi vedi, ho avuto il Covid, che a scopo divulgativo ve illustro la Namasamsi, la Sanamanimi. L'anamnesi sarà. No, che se il ceppo latino che me rema contro, te dico. Il ceppo latino, va bene. Io voglio dire i sintomi del Covid del che COVID. Sono. Va bene, se ce li dica, li sappiamo. Va bene, brusor de goa, di gola. Che non è poco, Perché se sta un brusor de goa, è tanto. Vabbè, ha avuto. Questo brusor che... Vabbè, comunque, vabbè, ha avuto un po' di mal di gola. Ragioniamoci a questo... Brusor de goa, poi tosse secca, secca, sì, secca. Ma soprattutto mi dico tanto sco nasale. Scolo nasale, vero, succede. Ma tanto, Vabbè, tanto, insomma. Tanto, guardate che, credetemi, il problema dello sco nasale è che mai? Quando bevi o spritz te lo allunga. No, ma che schifo. Ragioniamoci sopra. Comunque, sempre in tema da Covid. Sì, tanto aspettiamo i dunque, tengo a precisare che il vaccino... non sia obbligatorio, ah, cioè ecco. Chi vuol farselo se lo farselo, chi non vuol farselo non lo farselo, non se lo farse, chi lo voleva farselo farselo dopo se lo farserà. Cosa forse stai dicendo? Cosa stai dicendo? Ti me fai carte, una col volerselo e una col farselo. Così poi magari... E invece, sua quinta dose... Comunque, chi vuole se lo vorrei fa. Vorrei far rispondere in diretta a dottoressa Russo. No, ecco, sentiamo una dottoressa. Dimmi, Bodin. No? Cosa c'è? Perché? Anche lei? La scolo nasale. La dottoressa Russo lo scolo nasale. Vabbè. Che ne ha tanto? Vabbè. Sì. Ah, intriso tutta la moquette a casa. Ma no, ma dai, no, ma non ci credo. Cos'è? Cosa spunta di lì? Cos'è questo? Ma cos'è quella roba? È il fungo che è stato trovato sulla moquette russa. Addirittura nescono i funghi dallo scolo nasale. Allora mi dico, il messaggio è chiaro. Se non volete trovarvi funghi vasaloni, velenosoni, velenosi, che me mortano, allora fatevi mortano. La quinta dose. Ecco, perché questo è venoso. Quello è velenoso. Se vede dai la mela qui sotto. È vero, vabbè. Ti vedi alla mela? Vabbè, boh. Sì, l'abbiamo vista la mela. Sono arrivati basta. Tutti? Sono arrivati sì, tutti? Oh, cominciamo veloci perché stasera ho tante serie. Comunicazioni, tanti ospiti. Io avevo qui... A lista degli ospiti, ospiti. Vabbè, ma che avevo qui, c'era in ma tasca. Ma può anche non dire alla lista chi se... No, Camia. Cosa c'è? Dammi a cartea con la lista di posti dove metto le liste. Ah, ci vuole anche non, quella, certo. Non importa, tanto l'ho mesomirata. Allora, perché io ho una memoria come fico della girandola, no, no, come clicco della fruttivendola. Vabbè, comunque. Che fastidio. Allora, come ospiti per parlare delle grandiose iniziative da regione, sì. Di cui poi vi dirò, di stasera avremo Furlano, Furlan, chi è? Tonino Tonin, chi è? Odoacre Battiston, di Rimpetaio di Mirko del Radio Più e i Beatles. I Beatles.
I Beatles. Ma cosa dici? È possibile a Boadin? Ma no, no. No, ah, no, i Beagles. Ah, ah. Cioè, Beagles, Beatles. Sono dei cani. Sono, perché... Allora, questa iniziativa dei cani, dei cani da diporto, per sì, iniziativa sulla caccia al tartufo che si terrà in Veneto. Ah, vabbè, questo è carino, è questo... Cos'è? Cos'è questo, Boadin? È un tartufo questo? No, non sembra un tartufo. La ciapa al cane. Ma non è un tartufo. Ma non è anche, neanche manchi iniziata che la sa ciapar. Ma non è un tartufo. Ma non mi pare un tartufo ma questo. Ma no, sembra più... Ti che è sicuro? Ma no, secondo me è un ovulo. Ti devo la sasa? È un ovulo quella roba lì, È un ovulo sicuramente. Sono buoni gli ovuli, anche sono pregiati. No. No, non piace una zaia gli ovuli. Cosa c'è? Non è tartufo, gangusto strano. No, ma infatti non è, ma guardi che sono buoni gli ovuli. Vabbè, strano che abbia tutta sta addirittura, ma no. Gongoia, Ha ingoiato l'ovulo. Vabbè, vabbè, comunque la cosa più importante è che partirà il campionato di canoa. Di canoa, ecco, questo sì è importante. E dopo vi farò vedere il Romolo. No, non credo. No, scusami, è Remo. Il Remo, semmai, sì. Ah no? No. Pagaia. Pagaia, è vero, perché nella Repubblica Veneta non è, c'è stato Romolo che ha fatto fuori Remo con una pagaiata. Dimmi, Camilla. No, ma cosa dice? Ah, no, c'è la storia di Roma? È quella sì, la storia è vero, Romolo, Remo, Roma. Noi abbiamo Padova, Prosecco, Pagaia. E poi se stupiscono che scrivo libri, ragioniamoci sopra. Sì. Vabbè, il campionato del canoa non è l'unica roba. No, infatti, ecco. Di iniziative del Veneto. Cos'altro c'è? Abbiamo anche il Giro d'Italia. Che passerà di lì. Che in Veneto farà delle tappe green. Ah, bello, green. Perché green. Noi stiamo cercando, vero Boadin? Sì. Noi vogliamo abolire la plastica. Quindi fino a Brescia le biciclette vanno hanno e gomme di gomma. Come tutte le ma bici. Ma da Verona si smontano le gomme di gomma e si montano i tubolari da cuoio. Ma no, come si e fa? E poi una roba grandiosa sul fotovoltaico, adesso non la dico. Ma sì, ma la dica. La dico? Ma la dica. No, non la dico, la dico, dai. La dica, sì. Stiamo firmando l'accordo per annettere il sole al comune di Caorle. Ma cosa sta dicendo? Insomma, ma vabbè, dimmi, sì, poteva non dirla. Cosa c'è? Cos'era un tartufo? Ma no, era un ovulo, infatti. Avevo ragione, io ero un ovulo. Era un ovulo. Cioè, non è anche un ovulo. Come no? Cos'era? C'era un calzino del marito della Russo. No! Che si era appiccicato con lo scol nasale. No, che schifo. No. No. Che cazzo ti ho tosato? Stasera sono andato a fare benzina, ok? Diesel, anzi, ok? Ho messo dentro la carta di credito. Io avevo a disposizione solo una colonnina. Colonnina numero 8 prevede benzina e diesel. Metto dentro carta di credito, tutto ok. Mi chiede, fai benzina o diesel? Che cazzo te ne frega? Hai il contatore dei soldi, io metto dentro. Semplicemente vogliono associare il mio numero di carta di credito alla macchina che ho. Mettendo diesel, mi associano diesel e vendono i miei dati. Capito come funziona? Noi siamo... tutti per entrare nei loro algoritmi. Mira il dito. Allora, riguardo al miracolo dei pani dei pesci, alcuni studiosi della Bibbia sostengono che i pesci fossero una sorta di polpette fatte con una pianta marina sconosciuta come pianta del pesce in Oriente. Cinzia ha ragione. Addirittura, parlando con Bernard Rush, che studia gli Esseni, ha fatto tutto il percorso di Cristo, dice che gli Esseni avevano un modo di fare il pane che era considerato il pesce, perché era fatto a forma di pesce ed era pane. Quando verrà Gesù Cristo, Carino ha detto, è già qui dal 1951, sta analizzando per poi fare il giudizio finale, ragazzi. Comportati bene, ok? L'universo sta pensando tutto, Dio sta pensando tutto, Allah sta pensando tutto, Horus sta pensando tutto, Yamanjah sta pensando tutto, Giove sta pensando tutto. Il pesce è il simbolo di Cristo. Cristo rappresenta l'era dei pesci e difatti dice, maestro, quando tornerà? Come faremo a riconoscerla? E lui dice, avrò una brocca d'acqua in mano perché è l'era dell'acquario e difatti questa è l'era dell'acquario e Cristo ritornerà. Chiedi a Marina Torino se ha fatto un altro uomo. Allora, ci sono tantissimi complimenti per l'uomo. Si sono visti i fratelli Corni sul lago di Garda? Sì, ne hanno visti. Io però riprendevo, non l'ho visto. Chi li ha vista? Red, com'è possibile che tu non abbia visto i fratelli cosmici sulla Garda? Basta, con queste domande. Me l'hanno chiesto in tanti, chi li ha visti? Ma chi sono questi fratelli cosmici? Allora,
quando sono arrivati i fratelli Cosmesi saranno alieni, io stavo riprendendo l'OM collettivo con la Tonini. Chi ha fatto un OM collettivo la Tonini? Allora dovete sapere che lei quando fa l'OM la Tonini entra in una dimensione di leggerezza, beh, certo, che sembra un'alga marina trasformata dalle correnti. Beh, insomma, io lo guardavo, mi sono incantato a riprenderla. Ah, ha ripreso la Tonini, E non ho visto, i fratelli cosmici sono arrivati a bordo di un'astronave nera, mi hanno detto, sì, che era lunga 3 chilometri e larga 1 metro. Ma cos'era, scusi? Sciolta briglia. Dalla descrizione sembra un tubo. Infatti, è un tubo? Mira il dito, scioglia briglia. Non era un tubo. Briglia. No. Anche se io stavo riprendendo, quindi non ho visto un tubo. Ah, ecco. Sciolta briglia, quindi era un tubo. No. Che cazzo vuoi che ti dica? Era un tubo, sei così contenta? Vista chi li ha vista? Red, mi hanno detto che i fratelli cosmici hanno svuotato l'acqua del lago di Garda. No. Poi l'hanno arricchita col magnesio, con potassio, con lo zinco. Certo. E l'hanno rimessa nel lago. Certo. Con una grande canuccia che sembrava un tubo. Ah. Cazzo, allora vedi che era un tubo. Certo, i fratelli cosmici. Io, ragazzi, non è che io non posso vedere tutto. No, ma infatti, soprattutto non sono i fratelli cosmici che vede tutto. Certo. Stavo riprendendo la Tonini che sembrava un'alga. E quindi? Credo non ci. A proposito di alghe, è vero che Gesù moltiplicava le polpette di alghe? Che polpette, dai, su, la prego. Ti ci sei avvicinato parecchio, credo non ci. Credo non ci. Però non erano polpette, no, erano arancini. Ma cosa sta dicendo? Un amico di Malanga dice che agosto ha affittato una macchina del tempo. Si ha fatto un viaggio indietro nel passato, 2000 anni. Ad agosto, certo. E è andato proprio nel mento in Gesù, che non erano polpette, erano arancini. Cioè, e Gesù ha visto proprio, faceva ups, arancino. Gesù moltiplicava gli arancini. Arancini. Arancini, certo. Mi ha detto, dovevi vedere come compatava. Il riso. Credo non ci, ma il rischio degli arancini, ma il riso degli arancini, lo avevano cotto prima? Chi lo sa? Gliel'avevo chiesto anch'io all'amico di Malanga. Ma lui mi ha detto, l'amico di Malanga ha detto, non lo sapeva. Non lo sapeva. Perché aveva dovuto ridare la macchina indietro alla Hertz. Che aveva affittato. Tempo scaduto. Certo, la macchina del tempo, tempo scaduto. Sarà, sarà. Ciao Red, anche a me dal distributore hanno chiesto solo gasolio e benzina. È successo anche a lei, a Red. Io non gliel'ho detto, sono 3 giorni che sono ferma qui al distributore. Certo, la benzina non te la fanno fare. Brava, Sara, Sara. Ma non brava. No. Benvenuta nel mondo. Di chi non si omologa al sistema. Ma fare benzina non è omologarsi al sistema. Siete mai chiesti perché hanno fatto le automobili? Che a un certo punto finisce il carburante. Come mai? Perché finisce il carburante? Eppure la tecnologia esiste. Guarda i tram. Ma sono un'altra cosa. Però chissà perché in giro concessionari di tram non ne trovi. Ma è ovvio. Il tram non te lo fanno comprare. Guarda un po'. Non possiamo un po', tutti andare in giro po'. Col tram. Comunque, l'altro giorno... Sì. Io ero in auto. Cosa e di colpo sul cruscotto mi appare una luce rossa fissa. Succede, certo. E sapete perché? Perché? Perché vogliono che io mi fermi a far benzina. Eh no, era la riserva, certo. Ma chi c'era dentro il cruscotto? No. Che accende la lampadina? Ma chi è che accende la lampadina? Ma no, è automatica, Dovete controllare dentro il cofano, no, perché no, il manager dell'azienda petrolifera si nasconde dentro il cruscotto per farvi fare il pieno. Ma non è vero, no, è che è automatico. L'altra sera sono andato da Tonini, che ha aperto il cofano della Yaris, la e dentro c'era l'amministratore delegato della Kuwait. Certo. E la Tonini ha detto, scusi, che cazzo fa così? Ho detto, no, devo aver sbagliato, cercavo la metropolitana. Ma certo, l'amministratore delegato della Kuwait. Ha qualcosa. Cercano di capire se non vediamo benzino dice. Cercano cazzo di capire. Te ne frega a te se faccio benzino dice. Ma guardi che... Tano. Ma magari il sistema per evitare di usare la pistola sbagliata. Ma è ovvio, è solo quello, serve a sapere se cosa usa. Tano. Tu che sei esperto di pompe, credo come tua madre, no. Ma forse lei di più. No, la prego. Mira il dito. A me non mi schedano, capito? Ma non è una schedatura il fatto l'acqua di... L'acqua la vuoi gasata naturale, la bistecca la vuoi ben cotta o al sangue? Il vino lo vuoi bianco o rosso, tutte cose che ci chiedono. Perché poi vendono i dati. Ma no, è per sapere, no? Perché... Io neanche dal gelataio dico i gusti che voglio. Fa male. Io piuttosto che fargli sapere i cazzi miei al gelataio, una volta spendo 2,50 euro, ma il cono lo porto via voi. Ma no, lei è matta, scusi. Tommaso col naso, Red. Ma quando verrà Gesù Cristo? Quando? Martedì. Arriva con un vassoio di arancini. Martedì, già, dunque, certo. Arriva con 30, ma ne vuol far diventare 31. Di arancini. Dunque Malanga dice che quando era andato giù si era stufato perché lui dice quante moltiplicazioni ho fatto dei pari pesci, ha detto voleva fare le addizioni, ha detto ne faccio 30, ce ne aggiungo si uno, si è stufato delle moltiplicazioni. Ice Sky cos'è? Ma possiamo fare anche noi miracoli? Certo, solo se hai la parabola. Ice Sky è certo.
Buonasera Feltri. Senta, cosa ne pensa dei milioni di giovani italiani che fuggono all'estero? È allarmante, no? Come... Sì, certo, è allarmante. Sì. Pensare sì. a tutti gli altri che rimangono qui. No, no, no. Perché? Appesi ai coglioni come Tarzan no. alla liana. No, ma non usi solo questo. Sì. Lo facciamo noi. Sì, no, non inizi, per favore, non usi questa espressione. Ma non inizio cosa? Ma no, cosa? Ma... È fattuale? Sì. No. I giovani vanno cacciati via tutti ma perché no, sono ma un pericolo per la società. No, no, no. Bombati di droga. Ma imbrattano i muri con le bombolette, anche no. quelle piene di droga. Ma qualcuno lo fanno fa? Fanno le orge all'università piene di droga. Ma cosa dice? Ma no. Io trovo tutti i giorni in ascensore pieno di giovinastri che ci fanno i rave. Ma dove, in ascensore? E ingoiano i pulsanti della bottoniera come sì, pasticche di ecstasy. Non è, ovviamente non è vero, sta esagerando. Ma è vero, sì. Generalizza. I giovani sono così. No. È da no. 68 che mettono a ferro e fuoco l'Italia ubriacandosi con l'acido della batteria delle auto. Ma cosa sta dicendo? Ma no, ma no, ma no. Ma bucano no. le ruote dei passeggini ai giardinetti. No, mai fatto nessuno. Mettono i piranha nelle fontane dei pesci rossi. Ma, scambiano ma... i segnali stradali. Ma non è vero. Mettono il guinzaglio al nonno. E poi lo abbandonano in autostrada. Ma quando mai? Ma cosa si sta facendo? Una cosa, una descrizione che non esiste, non inventa tutto. Ma no, inventa lei, ma che cazzo dice? Io ma non no, invento ma non niente. Ma no. I giovani sono dei carnefici. Ma quando mai? Che da piccoli ti tolgono il sonno piangendo. E ho capito. E da ragazzi te lo tolgono rientrando in casa alle 3 del mattino. Vabbè, ma è la loro vita. Altro quello. Che il terrorismo, è il giovanismo la vera piaga del no. paese. No, le no, ONG no, facessero un vero gesto umanitario cosa? Scaricando in Francia anche i nostri giovani. Ma no, non solo i bingo bongo che no, si no, fanno no. love bot a sbaffo. Ma cosa? Ma quali love bot a sbaffo? Ma per ma favore, tra l'altro, ma che no, cazzo? Ma tra l'altro la Francia ci ha dichiarato guerra certo. perché la comanda Macron. Ma cosa c'è? No, ma perché cosa... è un giovane. Ma no, cosa c'è? Non sarebbe successo se al governo ci fosse stata l'ultrasecolare moglie Brigitte. Ecco, però non le insulti, grazie. Ma un complimento, no, no, ma un complimento. Ma poi per forza i francesi non hanno problemi a far sbarcare le orde di mangia banane. Può non chiamarli così per in cortesia. Francia l'unica cosa bella da salvaguardare è la Gioconda. Ma non è vero. Che hanno rubato a noi. Questo è vero, però. La Torre Eiffel è solo un traliccio del telegrafo obeso. Ma no, ma no. Ma perché deve offendere? Sì, la puzza dell'aria dei loro formaggi. Ma no, ma no. Ma non sta offendendo tutto un intero paese. Tra l'altro, non è il caso in questi giorni di. No? Di. Cerchiamo di essere distensivi. Se il suo cazzo di pubblico mi facesse finire la adesso credo che glielo consentirà. È pagato da lei. Guardi che è un apprezzamento nei suoi confronti, Io. L'unica cosa che hanno i francesi è la puzza nell'aria dei loro formaggi no. che è pari solo a quella del loro deretano no. che non si lavano mai. Ma la ma sono luoghi comuni. Possiamo tornare a parlare di giovani, ma seriamente. Ma allora seriamente dico che i giovani devono essere espulsi tutti. No. In Italia ne devono restare solo i vecchi. Ma come solo i vecchi? Ma no. Ah sì, che sarebbe il paese dei balocchi. Ma no, ma ci vogliono i giovani. Anzi, il paese dei barzotti. Ecco, ci mancava. Ma non è possibile comunque, non, ma no, non, non è possibile. Possibile, lo dice lei. Ma no, non si può. Con un paese solo di vecchi tutto sarebbe aperto giorno e notte. Ma perché? Perché i vecchi non dormono. Ah, beh, certo. Il debito certo. pubblico si risanerebbe di colpo perché? Solo con gli introiti delle farmacie. Questo è vero, sì. Non si vederebbero più in giro quelle merde di tatuaggi. Ma perché se uno di noi li fa sulla pelle raggrinzita l'inchiostro si spande come sullo Scottex. Che brutta immagine. Però è vero, in effetti, sì, è meglio. In un mondo di vecchi sì. Se uno occupa la tangenziale non è per protesta, certo, ma perché viaggia a un chilometro orario. Certo, è ovvio. Sì. E dietro tutti gli altri in prima. Però non è un mondo che possiamo augurarci. Quello no? che mette la seconda lo chiamano Fast and Furious. Per dire, questo pazzerellone. Però non è un mondo che possiamo ma neanche immaginare, non lo vogliamo immaginare, no? I giovani ci servono. Ah, ma no, nei supermercati i ritmi sarebbero più umani. Cioè? Perché in fila alla cassa ci servirebbero 3 ore di tempo per socializzare. Perché? Avremmo. Perché? Ma perché? Ma perché? Perché? Perché la vecchia paga con i centesimi. Certo. Sta lì. E dall'altra parte la cassiera, che è un'altra vecchia. Quindi, certo. Per cui fra tutte e due
la conta delle monetine diventa più complessa, certo, di un intervento di microchirurgia. Certo, ore e ore solo per dare il resto. Interventi poi in ospedale vi farebbero sempre degli ottuagenari. Quello è un po' un problema. Con tagli a zigzag. Beh, certo, perché la vista... Perché la mano è tremante, è certo, ovvio. Però no? Speriamo di no. Ma, no, ma speriamo di sì, invece. Ma no! I giovani vandali buttano le zuppe sui Van Gogh. È brutto, lo so, però... I vecchi non ce la fanno a tirarla. Questo è vero. Se la tirano sui piedi. E certo. Ma poi l'anziano la zuppa non la spreca. Certo, perché certo, con la dentiera, cosa cazzo vuoi che mangi giù? Il torrone? No, infatti, certo. Tra l'altro un mondo di anziani sarebbe ad impatto ambientale quasi zero. Perché? Perché abbiamo il metabolismo di una begonia. Ah beh, certo, certo, gli anziani, ovvio, che però... E così sarebbe contenta anche la Greta Thunberg, che tra l'altro... Che ora lascia il posto alla sua amica... Esatto. Vanessa la Balumba. No, 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 un po' di rispetto, per favore. Si chiama Vanessa Nakate, ed è ugandese. Ma sì, ma è quello che ho detto io. No, no. Viene dalla Balumbia. No, non si dice, non si... È non una si bella gnocca. Sì, è molto carina, però... Per non... cui nel cambio con la svedese, con la faccia da pagnotta di Lariano... No, la prego, no! Ci abbiamo guadagnato. No, no, non si dicono queste cose. Ma sì, ma lo devo, non si dicono Non si cose. Dicono, non si possono ma dire. Ma lei è un'ipocrita, che lo pensa ma non no, lo dice. No, non è vero, no, ma no. Ne, non è vero, solo che anche questa Vanessa, la leonessa, che ogni mattina si alza per cacciare la gazzella. Non è così, non è così. È una giovane, mentre io voglio un paese fatto solo di novantenni. Ma no, ma no. Dove se senti un cingolio... Da una stanza all'altra, non aiuto, è qualcuno che tromba facendoti invidia. E cos'è? È il rumore delle articolazioni quando ti giri nel letto. Ah, c'è. Andrea Zalone! Viva la versione me! Andrea. Ciao fratelli, la puntata finisce qui. Noi ci vediamo venerdì prossimo. Vi voglio un bene incredibile. Buonanotte!